Ehi, salve ragazzi. Ecco qua un altro libro, questo qua. Dovete leggerlo, è bellissimo. Chi dovete leggerlo? Chi siete voi? Chi vuole andarsene? Chi pensa ad un viaggio? Chi vuole cercare qualcosa di diverso? Viaggio all'Eden, cosa racconta questo libro? Questo libro racconta di questo viaggio all'Eden. Cos'era il viaggio all'Eden? Viaggio all'Eden è viaggio fino a Kathmandu. Questo Emanuele Giordana, che racconta questo libro, negli anni 70, era sui 20 anni, è andato a fare questo viaggio all'Eden. Allora, recentemente ha trovato un taccuino dove raccontava delle cose, dove aveva delle informazioni su come fare questo viaggio. Questo viaggio si faceva via terra, si faceva in corriera, si faceva nei treni, si faceva in tanti modi, attraversava molti paesi, la Grecia, la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan, l'India e finalmente si poteva andare in Nepal. È un libro che oscilla, non si capisce bene, tra la nostalgia, tra una visione di questo viaggio senz'altro positiva. Lui alla fine, nell'ultima parte, dice che è stato un viaggio che è stato una sorta di master nella vita, dopo la laurea, dopo gli studi, e mescola racconti che non è un racconto del viaggio, ma mescola informazioni su quello che ha fatto, tratte da questo taccuino, e inserti moderni dove racconta la situazione attuale. È un viaggio, questo che ha fatto, anche un viaggio legato alla droga. A quei tempi tutti, almeno i protagonisti di questa avventura, i suoi amici milanesi, si drogavano e cercavano in questo viaggio anche una liberazione attraverso la droga. Purtroppo, e lui lo dice, alcuni di questi si sono persi, perché finché la droga leggera, in quel caso la marijuana, l'hashish, in alcuni casi l'oppio, causava una dipendenza che era dal punto di vista fisico più leggera e quindi se ne poteva uscire, mentre alcuni ricadevano nella morfina. Non c'era ancora l'eroina, c'era la morfina, che è altrettanto pericolosa e dannosa dell'eroina. E secondo il nostro autore, ma la verità, nel giro al massimo di una settimana, nel giro di 2 o 3 volte, era in grado di creare una dipendenza fisica estremamente importante. E quindi è anche un viaggio, è un racconto dell'utilizzo di questa droga. Poi alla fine ci sono alcuni come dire, possibili deviazioni, per esempio già in India, chi si fermava, chi andava appunto a Kathmandu, chi invece andava verso il nord, dove c'era il Dalai Lama, che dal 59 era stato mandato in esilio dal Tibet. E alla fine ci sono alcuni inserti anche su altre vie di fuga, no? Altri punti per andarsene via in Occidente, cioè verso il sud dell'America, nel Marocco, nelle altre isole dell'Oriente, insomma il sud-est asiatico, eccetera, eccetera. Quindi il racconto della fuga. Ci sono alcuni riferimenti di libri che chi ha la mia età, diciamo che è un diversamente giovane, può trovare facilmente, da Sulla strada di Kerouac a Siddhartha di Hermann Hesse a molti altri libri che raccontavano di questa fuga dall'Occidente. Queste persone erano persone politicizzate, che però erano un po' stufe. Siamo già negli anni 70, quando c'è già stato il primo riflusso verso il privato. Prima c'era tutto, era politico. Poi in qualche modo si sono stufati di questa politico e se ne sono andati in cerca di qualche cosa. La foto della copertina, uno di loro è qua dentro, Giordana, e racconta un pochettino quello che era questo viaggio. Quindi per chi, ripeto, per chi è questo libro? Per chi vuole andarsene. Per chi vuole andarsene mentalmente, fisicamente, e vuole cercare qualche cosa dove trovare un proprio Eden. Naturalmente non era un Eden, ma quello che loro cercavano era questo.
Questo viaggio non è più possibile adesso, perché ci sono paesi, a partire dall'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan, che non è proprio il caso di attraversare con corriere o mezzi pubblici. E quindi già adesso questo tipo di viaggio è un viaggio molto più difficile. Però credo che tutti noi possiamo ancora trovare questo Eden. Questo Eden non è altro che una parte che può essere anche fisicamente lontana, ma anche no, dove cercare qualche cosa di nuovo per uscire dalla nostra quotidianità. Bene, finisco. Emanuela Giordano, Viaggio all'Eden. Le editori sono La Terza, molto bello. Attualmente Giordana è un giornalista che continua a lavorare ed è tornato più volte su quei posti. Ecco come mai riesce a collegare il passato con il presente dei luoghi che ha visitato negli anni 70.